insieme nello stadio, i tifosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Prima delle presentazioni mi voglio complimentare con il nostro Roberto Renga per l'articolo su Amadei, il fornaretto che fu profeta in patria, a pagina 23 del Messaggero di oggi. Bellissimo, molto bene. Allora, di nuovo buongiorno. Grazie, Roberto Renga. Roberto Renga, buongiorno. Buongiorno, molto gentili, grazie. Veramente bello, veramente bello. Patrick della dinastia dei Von Brook. Buonasera, sì, buonasera. Sì, buonanotte, Patrick. Dai. Non è andato a letto per niente. Buongiorno Marcello, buongiorno Roberto, buongiorno Flavio, tutti voi che d'ascolto. Lui da cui tutto partì, Carlo Zampa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Carlo. Senti come sveglio, Carlo. Tempo, Roberto, tempo. Partiamo con la... ancora devo andare a letto, lo senti? No, anzi, penso l'esatto opposto. La prima volta dopo anni mi sono riposato, quindi... se no, sente. Posso dire una cosa sul fornaretto? Sì. Su Amadeo Amadei? Sì. Io devo dire, senza poi una piccola nota personale, io ho letto il pezzo di Roberto questa mattina ed è stato bello, e soprattutto quando... ho ricevuto l'invito per il suo compleanno di domani sera. Devo dire io che ho cominciato un nome tedesco, una famiglia tedesca, a fare radio qui a Roma, essere invitato da lui, devo dire mi ha fatto molto piacere, perché Patrick, è importante di storia. Patrick, posso fare un'osservazione? Ma perché leghi qualunque evento del mondo e dell'umanità a cose che ti riguardano e ad episodi che senti la necessità di raccontare? Ma perché? Perché sei autoriferito, perché sei egocentrico come noi tutti. Via, allora. Rassegna stampa. Sì, allora, rassegna stampa. Andiamo, via, dai. Allora, si parte con gli altri sport. L'apertura è con la grandissima Federica Pellegrini. Abbiamo una fede immensa. Strepitosa Pellegrini nella gara che le dava l'ansia. Si conferma regina con 4 minuti, 1 secondo e 97 centesimi. Miglior risultato di sempre, senza super costumi. L'apertura è sulla Formula 1, grande Hamilton, però Alonso c'è. Il calcio trova spazio di spalla con Inter. Altro brivido nell'amichevole col Galatasaray, finita 0-0. Paura Castellazzi, si scontra e sviene, ma poi si riprende. La finale di Copa America, Tabarez stende il Paraguay 3-0. Suarez e Forlan, l'Uruguay trionfa in Coppa America. La Juventus perde contro lo Sporting Lisbona, segna Del Piero un grandissimo gol. Corriere dello Sport, clamorosa proposta della Roma, virgolettato Vucinic per Marchisio. Sabatini apre la Juve, ma in cambio voglio il mediano. Il DS giallorosso detta le condizioni, Mirko può partire, De Rossi mai stato sul mercato. E Bojan lancia la sfida, Roma, ci divertiremo. La Lazio, Lazio Pjanic, c'è il contatto. Reja aspetta la mezzala, la società biancoceleste parla con il papà del talento bosniaco del Lione. Anche sul Corriere dello Sport c'è Federica Pellegrini. Federica, oro infinito, tutto sport. Vucinic a voi, a noi Marchisio. Per carità. Sabatini propone alla Juve uno scambio. Ragazzi, ma il come DS, si fa? La sua cessione è una proposta concreta. La Roma, come si chiama il direttore di tutto sport? De Paola. De Paola. Brutta storia. E questa dunque andiamo per gradi. Lo fareste lo scambio Vucinic Marchisio? Secco, senza soldi? Questo proprio... più 20 milioni, sì. Se mi danno 20 milioni pure di euro, può darsi pure che ci posso pensare. Allora, Patrick, lo faresti? Più 15 già mi andrebbero bene, anche se Marchisio è Roma ladrona, da fastidio. Metre? No, mai nella vita, perché Vucinic c'è un attaccante, quindi vale di più, molto di più, e Marchisio è un centrocampista, perché comunque non vado a rafforzare una diretta concorrente, no? per lo scudetto o comunque per il vertice. 3 per quello che ha detto Patrick. Allora. Perché l'abbiamo visto tutti che cantare Roma ladrona. È chiaro che se viene qua poi dice non è vero, ho detto Roma padrona, però insomma l'abbiamo visto. Però il fumante il fumante non me ne voglia, ecco, diciamo non lo sa, probabilmente non era Roma, non era Roma, vabbè, comunque lo smoker Sabatini ieri ha detto che Marchisio poi è il giocatore che chiuderebbe, no? Ci starebbe benissimo. Hai capito? Marcello, che chiuderebbe la vicenda del centrocampo. Capossa. Comunque staremo a vedere. Però io la penso esattamente come questi tre miei preziosi amici. La penso Penso che a Roma tutti quanti la pensino così, Marcello. Infatti, va bene. Allora, andiamo al problema. Il problema è questo braccio di ferro fra gli americani
e Unicredit. Roberto Renga in merito a idee molto chiare le va emanando e mettendo anche inquietudine in tutti coloro, sì, i quali poi lo seguono e lo ascoltano, perché Roberto Renga è quasi convinto che questo braccio di ferro non porterà a nulla di buono, anzi probabilmente a cose nefaste. Parliamone dunque. Parliamone. Io ribadisco quello che avevo detto a Radio Yes, no? Quando era 3 notti fa, insomma, sì, alle 9:15 di sera, eccetera. Che dicevo che a Trigoria, nella Roma. Perché ha detto prendendo a Radio Yes con quel distacco e non ha detto alla Come? Nostra radio? No, perché no, così no, ho fatto pubblicità. Bravo, volevo vedere se era attento. Via, andiamo avanti. Sempre attentissimo. Sì. No, e dissi che nella Roma molti amici che mi avevano chiamato in quel periodo, eccetera, in quelle ore, erano terrorizzati dall'idea che le due parti potessero litigare, tanto che Unicredit stava preparando un piano alternativo con Fenucci presidente e senza gli americani. Io questo avevo detto, però dopo, se mi chiede una previsione, io penso che si metteranno d'accordo, perché se no hanno buttato via, allora non so, 2 o 3 milioni di euro in avvocati, no? Perché gli avvocati costano 1.000 euro all'ora uno studio, ragazzi, pensate, 3 studi impegnati, quello di Unicredit e Fenucci e quello degli americani, hanno buttato via dei soldi, hanno buttato via del tempo, e che abbiamo scherzato. Poi Unicredit farebbe una brutta figura, no? Perché dice abbiamo scelto Anche gli americani farebbero una brutta figura, perché danno la sensazione in questo momento che addirittura vogliono i soldi per prendere la Roma. Io mi auguro che profondamente mi auguro per la Roma, attenzione, non per nessun altro. Ragazzi, le figuracce le avete già fatte, mettetevi d'accordo, però. Ecco. Senti Patrick, è così, è come dice il maestro, che gli americani addirittura vogliono i soldi per prendere la Roma? Soldi no, però diciamo che secondo me vogliono pagare un pochino meno di interessi, come secondo me è anche logico che sia, da parte dei loro partner. È come se adesso io mi metto in società con qualcuno e questo con una banca per fare un affare insieme, e questa banca mi fa pagare un tasso alto tanto quanto all'ultimo cliente. Questo mi sembra anche normale. Loro sono businessmen, io sono convinto che ci sono all'interno dell'eredità economica della vecchia gestione della S Roma qualche cosa che li ha abbastanza spaventati dal punto di vista gestionale, però sono anche pronto a scommettere che in qualche modo si chiuderà tutto quanto con il gruppo americano, perché la figura sarebbe esageratamente sbagliata, cioè esageratamente brutta. Quindi volevo dire che una delle notizie che arrivano, però io per ora parlo di voci, non notizie perché io non l'ho riscontrata, è che in questo momento gli americani non sarebbero più tanto uniti, cioè ci sarebbe Di Benedetto sempre orientato, un po' arrabbiato con Unicredit, ma sempre orientato, mentre gli altri non si sa bene. E questo se fosse così, amen, perché ci basterebbe comunque Di Benedetto, però se fosse così sarebbe un po' meno allegra, ecco. Allora Carlo, dunque Di Benedetto, ieri Sabatini però ha detto parole in merito, parole importanti, esponendosi, perché lui ha dato la garanzia che questo closing ci sarà. Attenzione, poi noi usiamo questi termini, il closing altro non è che la firma sulle carte che sono la già state brava, closing fa molto figo, ma in realtà vuol dire molto poco, insomma, no? Diligence 2, appunto, cioè, la verifica dei libri contabili. Fa molto presa su menti deboli, su soggetti impreparati, ma stiamo parlando la chiusura, ecco, la chiusura. Parliamo di fuffa. Carlo. Però Closing è più carino. Closing è più carino. Carlo, dunque Sabatini si espone e si mette in gioco in prima persona, no? Come valore, eccetera. Quindi da lì si potrebbe già capire che le garanzie ci sono. Ma laddove avesse ragione Roberto Renga, lo scenario che andrebbe poi presentandosi ai tifosi della Roma sarebbe quello di una Unicredit padrona della società, come adesso, con una liquidità che io credo che non abbiano neanche gli americani. Assolutamente. Quindi a volerla vedere in un'altra maniera, no? Se questi di Unicredit dicono no, voi dovete pagare questi interessi e questo disavanzo in bilancio che è venuto fuori recentemente, non lo volete fare? Benissimo, bye bye, ci pensiamo noi. Cosa accadrebbe a questo punto? La banca rischierebbe tantissimo. La banca è la prima responsabile, direi anche l'unica in questo caso responsabile di tutto quello che sta accadendo. Lo era prima quando era nella società assieme a Rosella Sensi e gli ha fatto fare il bello e il cattivo tempo. Lo è adesso in quanto proprietaria unica della Roma, e in quanto proprietaria unica della Roma la banca è andata a scegliere questi americani.
li ha portati qui a Roma, non sono venuti loro, sono andati loro a sceglierli. Hanno detto davanti a tutto il mondo che questi americani sono i migliori, che questi sono i manager migliori, sono quelli che danno migliori garanzie per il futuro della Roma, e adesso dicono no, non se ne fa più niente e pensano di dare comunque la colpa agli americani. Hanno fatto, tra l'altro, tramite Roma 2000, il comunicato su richiesta della Consob. Ora, è vero che insomma tanto stanno in Italia e la Consob si sa pure quello che possa, quanto possa contare, ma se il comunicato che dice che il 29 c'è, che c'è il closing, non viene rispettato, è una falsa comunicazione al mercato, e stiamo parlando di una società che è quotata in borsa. Allora non si capisce per quale hai perfettamente ragione. Cioè, perché è chiaro che è la banca alla base di tutto. La banca è nata in America, ha mandato due esponenti a sceglierli, è tornata con quelli di prova dicendo abbiamo trovato i più grandi manager del mondo, sono loro che l'abbiamo scelto in esclusiva a loro. Non ci hanno fatto sapere le altre offerte stampa. Ora io vi posso dire una cosa, cioè vi avevo già annunciato che i motivi di attrito c'erano stati quando c'era stato l'incontro a Londra. Fatto sta che adesso si viene a sapere che probabilmente Di Benedetto non voleva neanche partecipare alla conferenza stampa del 14, proprio perché c'erano stati comunque quegli attriti. Poi lui è venuto, l'ha fatto, secondo me a questo punto faceva meglio a non venire, li metteva davanti probabilmente al fatto compiuto, perché poi di fatto, diciamo, questi problemi si sono spostati poi di una settimana, ha forzato a questo punto la mano la banca facendo questo comunicato, annunciando il closing c'è il 29, qui è tutto quanto pronto, quindi venite voi, come poter dire, venite voi a firmare, se non firmate colpa la vostra, non è certamente la mia, qui è tutto quanto pronto. Mi pare da parte degli americani che in questo momento che ci sia la volontà comunque di arrivare ad una chiusura, perché se è vero, ora io dico no, ma dovrebbe essere vero che stanno arrivando o sono arrivati questa mattina dall'America, diciamo, i due esperti finanziari del gruppo americano. Se vengono qui è perché evidentemente si cerca chiaramente di arrivare a soluzione, se no non stiamo come al periodo quando fu di Soros, che gli avevano detto guarda c'è questa possibilità di poter arrivare, di poter trovare di fare questo affare, di prendere la Roma, vabbè andiamo avanti. Poi si sono trovati davanti ai magliari che gli hanno messo il foglio a 4 da Ricosara, vanno da quel paese e se n'è andato. Certo. Questo c'ha comunque evidentemente volontà di arrivare alla chiusura, quindi questo già fa ben pensare. Beh. A proposito della dichiarazione di Sabatini ieri, a parte si è esposto in prima persona, ha detto io sono comunque sicuro e sono certo. Se ci avete fatto caso, lui parlando della banca parlava sempre della banca come socio di minoranza. L'altro è il socio di minoranza. Due volte l'ha nominato come socio di minoranza. Dando per scontato il fatto che comunque arriveranno ad un accordo, e quindi nell'accordo è per questo che ti dico le parole di sono importanti e si è messo in gioco, proprio per quello che stai dicendo tu. Lui lo dà per fatto. Anche perché loro stanno lavorando, cioè qui Sabatini, Baldini, Fenuti, tutti quanti sono venuti perché hanno preso contatti col gruppo americano, non è che sono venuti perché hanno preso contatti con Profumo. Vabbè. Cioè il progetto americano, d'accordo, poi c'è la società di minoranza che è la banca, ma il progetto è quello americano. Certo. Io continuo a dire, purtroppo, fino a che ci sarà la banca in mezzo alla Roma, le cose non andranno certamente bene. Io spero veramente il prima possibile che la banca possa. Nel frattempo stanno facendo vedere le foto di quella che ha inguaiato Strauss-Kahn. Ricorda più Sonny Liston che un'avvenente espressione femminile. Io no, a Strauss-Kahn, ma te veramente ti sei fatto proprio le peggio cose nella vita, perché questa veramente somiglia a Sonny Liston. Ma era il classico incontro al buio. Sì, è incontro al buio. Va bene. Chiusa la parete. Volevo dire solo una cosa, Marcello. Sì. Che è evidente che Sabatini ha parlato con i rappresentanti degli americani, che gli hanno detto, guarda, che adesso si discute su questi interessi. Dice, ma sta tranquillo. No? E gli avranno detto così. Sì. La seconda cosa che ha detto, io comunque rimarrei, non mi dimetterei. Uh-huh. Ha detto due cose importanti. Uno, che lo hanno tranquillizzato. Sì. No? E quindi questa è la nota che tutti la speranza. Questa è la Unicredit, tranquillizza Sabatini. No, lui parla con gli americani. Allora, lui con Unicredit ha già rotto no, da vecchio. Se lui dice, se lui dice io rimarrei, a quel punto si rivolge Unicredit nella tragica eventualità che è a posto. Però lui ha detto che rimarrebbe, perché comunque ha preso l'impegno e lo porterebbe avanti comunque. Okay. Perché attenzione, cioè anche allora, al di là della figuraccia internazionale, se la vicenda non si chiude, la Roma comunque non è che chiude i battenti, questo tranquillizziamo la gente, perché.